Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog, parla che riccio, come state? Spero bene. Allora, oggi, dunque, sono uscita di casa, come si dice, sono stata dall'estetista e mi ha fatto ceretta e baffetti, ovvero viso e corpo, non vi ho portato con me perché non mi sembrava il caso, però... Vabbè, non ho fatto foto né niente, ma potete capire che sono bella depilata. Non so se si vede e si percepisce dal video, ma sono bella depilata. Quindi, ragazzi miei, che dire? Sono contenta che finalmente era ora di fare una bella pulizia del viso più ceretta. La pulizia non l'ho fatta a casa, ovviamente, la pulizia del viso. Ho fatto la ceretta, tutta la bella ceretta. Non si vede né sfoghi né niente, perché ho provato a... prima a passarmi uno spray acqua termale per lenire tutti i fastidi insomma della pulizia del viso e poi a casa e poi ovviamente mi ho fatto la ceretta, mi ho fatto fare perché sono andata nel mio centro estetico preferito a pulire, cioè scusate, a farmi la ceretta, a pulirmi tutta quanta da ogni cosa. Aspettate un secondo, torno subito. E rieccomi. Allora, ero andata a aprire la finestra in camera mia per far entrare un po' d'aria. Non che non l'abbia già fatta stamattina, ma preferisco farla arieggiare due volte la stanza mia, perché, anche perché dopo andrò a fare il letto. E niente, vi stavo dicendo, mi ho fatto la ceretta, ho ripulito tutto quanto, il viso, il corpo, tutto quanto. Mi ho fatto una bella doccia stamattina, ho fatto un bello scrub, per quello che vi dicevo che ho fatto una bella pulizia del corpo. Ho fatto la scrub, ho fatto insomma un bel po' di cose. Non ho fatto lo scrub, quello... Non so se si può chiamare meccanico o come, no, non credo, perché ho fatto solo un leggero scrub di quello molto molto delicato sul corpo, ed è quello per il viso, preso dall'Eurospin, col tubicino, quello tubetto arancione, quello è molto delicato, va bene sia per il viso, almeno secondo me, che sia per il corpo, e niente, quindi nulla ragazze. Sì, diciamo che oggi è stata una bella mattinata, bella piena, e adesso mi sono andata in giro, cioè andata a prendere delle medicine, per me, non solo per lì, anche per me, e nulla, non lo sto male, però vabbè, ve lo racconto un altro momento se ne voglia, se no vediamo se ne voglia. Cosa volevo dirvi? Niente. Ah, stamattina è andata anche a fare la spesa, non so, lei, io non sono andata. Ho preso della salsiccia, molto buona. Della salsiccia e poi anche del pane, perché il pane qui, mamma mia, non so voi, ma qui il pane va e viene a palate. Ovvero ci piace molto, non siamo dei gran mangiatori di pane, però ci piace mangiare il pane, molto buono. Allora, in questo caso vi ho comprato questo tipo di pane, non ve ne comprerò nemmeno, ma ve lo dico lo stesso. Questo è il cornetto, pane, molto buono. È tipo come il cornetto della colazione, solo questo è il cornetto pane. Non so se sia la stessa cosa, la stessa identica cosa, ma non lo so. E niente ragazze, ragazzi miei, oggi ho fatto una semplice cipolla, ho utilizzato i prodotti, come dire, i prodotti, buonanotte, non mi viene in mente, sì, vabbè, avete capito, quelli, no, se non ve lo dico è inutile, che vi dico che l'avete capito, è vero, avete ragione. Cosa voglio dire? La maschera capelli, quella ultra dolce di Garnier, ma non quella con quel barattolo che vi ho fatto vedere mesi fa, no. È un altro tipo di barattolo che non so come farlo vedere, boh.
Non so se sto a fare il video, però ve lo vedrò adesso. Boh. Ma io non posso preparare le cose in questa maniera. Boh. E vabbè. Aspettate un secondo. Ah no, no, non va. Al limite gli metto una foto, al montaggio mi metto una foto di tutto ciò che riguarda le foto, che, cioè le cose che vi ho detto. Non dico della cera, eccetera, ma qualcosa ve la metterò. Di come è andata la cera, com'è la mia pelle e via discorrendo. Così almeno capite bene di cosa sto parlando, perché così non è che si capisce neanche di cosa sto parlando, quindi vabbè. Allora, vabbè, la salsiccia non ve la metto, il pane neanche. Ma comunque, ma allora a pranzo, innanzitutto, cosa ho mangiato? Nulla di che, carciofi con patate, buonissime. Qualche giorno farò, non vi dico niente, ma forse riesco a farvi la ricetta di carciofi e patate. Ok? Non vi prometto niente, ma provo. Perché vi ho promesso altre ricette che non riesco ancora a fare perché. Uno a volte non mi va, non ho voglia proprio per organizzazione di tempo, proprio per tempo materiale, però ci voglio provare a organizzarmi, come dite voi, volere e potere, è vero, sì, volere e potere. E poi cos'altro volevo dirvi? Ah sì, la maschera della Garnier. Lo Splendor, balsamo Splendor, molto buono, mi è piaciuto un botto, anzi mi sta piacendo perché quel balsamo lo utilizzavo da quando ero piccolina, quando ero piccolina appunto, e niente. È un ricordo molto bello dell'infanzia, come felce azzurra è un altro di cui bagno doccia, non parlo, non sto parlando solo del balsamo, ma sto parlando anche del bagno doccia, come dire, freccia azzurra, molto buono, e ha un profumo eccezionale, che ve lo dico a fare, mi è piaciuto molto. Già, aspettate che mi sistemo un po'. Sì, lo so, di quella parte si vede un po'. Vabbè, ragazzi, se avete casino, non ci fate caso, tanto tra un po' devo lavare, perché così non può stare la cucina come è messa, è un casino. E niente, perché siete messe così basse? Boh. No, vabbè, l'inquadratura non la voglio più spostare. Quindi niente, allora, ok, così va bene. Dunque, che dire? Sì, vabbè, se sentite rumori molesti non sono io. Ho aperto la finestra, è camera mia. Voi sapete qual è la mia camera. E quindi tanto in tanto c'è casini, rumore, cose strane. Non ce n'è robe strane in camera mia, in casa mia, cioè. E vabbè. Allora, eccomi qua, ragazze. Dunque, tra poco chiudo questo video perché veramente sennò si fa troppo lungo. Ma almeno mi può pregare di meno, anzi, lo voglio lo stesso continuare. Non so quanto riuscirò a registrare perché, come ogni volta le dico sto registrando, e lei mi dice: sì, però alza la voce. Io la voce la alzo, non posso più di tanto alzarla come una matta, ma vabbè. C'è gente che mi dice: ma alza, che ti frega, non sei. Che stai. C'è gente che sta dormendo. Vabbè, a parte certi video li faccio perché sono ASMR, ma quando non sono ASMR devo per forza fare video, come si dice? Aiuto, non viene in mente. Sì, vabbè, ci siamo capiti. Fare video in versione normale, alzare di più la voce, come giusto che sia. Allora, stamattina non mi sono truccata per niente e ancora non so voi cosa vediate sotto a me, ma non credo che vedete niente. Ma io sto guardando giù perché se vedete che sto guardando giù senza farci tanti giri di parole, sto vedendo un casino qua in camera mia che non viene bene a nessuno. Tra l'altro il letto è disfatto che sembra che ci hanno dormito i porci. È vero, sembra che ci hanno dormito i porci, infatti non vedo l'ora di sistemarmi il mio lettuccio, ma non so manco io come fare, boh, vabbè. Non ne ho la più pallida idea, boh, vabbè, non so, lo faccio vedere, guardate un po' voi.
Vedete com'è il mio letto? Sì, vabbè, adesso qua vedete il mio specchietto, ma potete ben capire il mio letto come è bello disordinato. Eh sì, ebbene sì. Devo fare un recap di tutto il letto e capire bene cosa avrei mai combinato. Ho dormito come non so cosa, bene, solo che quando io dormo sfascio tutto, quindi no. Adesso non mi farò tendette perché non dormo con nessuno, dormo da sola. Non sono né fidanzata né sposata, ovviamente, né niente di niente. Anzi, adesso si usa dire sono accompagnata oppure addirittura ho il mio compagno o la mia compagna. E va bene, non voglio giudicare perché anche io se mi fidanzerei direi ho il mio compagno. Che c'è di male? Non c'è nulla di male. Anzi, a proposito di dire la mia compagna o la mia compagna. Ben venga se uno poi si sposa, perché non dire sì, tra poco ci sposiamo. Ok, no, non vi sto giudicando, ragazzi, non la pigliate a male. Vi sto solamente dicendo che è bello quando uno si accompagna all'altro, perché poi se c'è fiducia reciproca l'uno nell'altro, nella coppia, è molto bello. Non come in questi giorni che ne sto sentendo di ogni. Dai compagni che no comment, cosa sta succedendo? Non voglio parlare di politica perché non è politica, ma e neanche di altre robe inerente alle donne, a noi donne, alle donne che ogni tot non so cosa, cioè so cosa sta succedendo, ma non lo voglio dire qua su YouTube perché non so se sono autorizzato o meno, ma avete capito di cosa parlo. Non lo posso accennare perché sennò YouTube magari mi banna o non so cosa fa. Quindi andatevelo a cercare su internet o non so dove, ma perché c'è una criminologa che parla di queste robe, non so come si chiama, che va sempre a Rai 1, sì, da a Rai 1, da un conduttore molto bravo e famoso. Vabbè, famoso perché è molto bravo e competente in quello che dice e quello che fa. E quello che trasmette soprattutto, sia nelle cose belle che nelle cose poco belle, ed è Alberto Matano è bravo, come brava Barbara Palombelli e Mirta, sono tutti bravi, brave persone, però io non so se li posso citare o mai li ho citati, però mi piace a me parlare di queste cose. Ah, stamattina, tanto per dircene una, a proposito, parlando sempre di beauty, ho messo prima questo profumo qua, profumo, diciamo olio per capelli, che ci sono un sacco di capelli miei. Olio per capelli della Elvive L'Oreal, molto buono, ce n'è 100 ml di prodotto per un paio di 18 mesi, mi sta piacendo tantissimo. Poi, vabbè, lo smalto è di Eufydra, se no ancora non me l'avete notato, è di Eufydra, ecco qua. Mentre il profumo che mi ridarò adesso in questo momento, perché non è che svanisce, ma mi accorgo che un po' non persiste più di tanto. Ma io non so se ci persisto o no, vabbè, avete capito comunque da. Ah, ragazze, la. Come si può dire? No, vabbè. Un bacio è questo qua, è un bacio questo qua, è un carezzo, una carezza d'affetto perché si vuole coccolare, si vuole voler bene, si vuole meritare una coccola profumatosa e olfattiva. Olfattiva o profumatosa? Profumatosa. Perdonatemi ma non riesco a parlare perché ragazze, tra registrare la clip e l'altra sono un po' faticata, ma mi piace fare video, non lo faccio apposta a dire così, ma mi piace fare video, ma ogni tanto mi succede, quando sto pochi giorni senza registrare, ecco che accade questo. Vabbè, lo so, devo stare tranquilla, accade a tutti, comunque, queste sopracciglia, vabbè, no comment. Allora, dunque, questo profumo è veramente al bacio, troppo bello, mi piace, adoro. Di che cos'è? Questo è preso in farmacia alla modica cifra, sbarazzina si può dire, non lo so, di 15,90 euro. Sì, lo so, l'ho detto troppe volte, ma è la verità. Ce n'è 150 ml di prodotto e vabbè,
Sta qua, vedete dove sta? Sta qua. Perché lo sto consumando tantissimo, mi piace. Poi vabbè, ho altri profumi che mi sono sempre stati dati, inviati da Rita Cosmetica, che la saluto in ogni video perché ormai ha preso la mano e la saluto in ogni video. Casomai la taggo nella descrizione se riesco, non lo so. E niente. Comunque ragazze, oggi è stata una giornata, non so quante volte lo dirò, non dico pietosa, ma ci sono state tante tante cose da fare. Ah, saluto la Stefi, che prima ci siamo sentiti per via WhatsApp, e niente. E la ringrazio di cuore per tutta la pazienza che ha anche quando non lo so, anche quando sto in ansia per lei, e lei dice non devi stare in ansia per me perché ti rispondo quando posso o quando riesco. E è giusto, ha ragione. Non devo stare in ansia per lei perché lei mi vuole bene, tanto bene. Ciao Stefi. E niente. Sì, non ho ancora usato questa pochette che tra poco dovrò utilizzare appena vado, non so, esco in giro per fare videovlog per Palau, sì. E questa qua, anche se non vado in discoteca, perché in discoteca che me la frega, potevo andarci agli inizi, ma agli inizi dei miei 20 anni, adesso ne ho 35, ma vabbè, non fa lo stesso. Voi direte che c'entra con la pochette? Questa la potevo usare per andare in discoteca, ma in discoteca nah, non mi va. E la uso tanto per mettere trucchi dentro. Per esempio, qua ci posso mettere. Sì, la uso in borsa. Qua dentro ci metto, come ho appena detto in un altro video, che non mi ricordo se era un unboxing. Perché era un unboxing? Sì. Qua ci metto dentro le cuffie dell'iPhone. Perché queste cuffie per l'iPhone sono comode, che ci stanno bene qua dentro, non si annodano né nulla di nulla. E vedete, questo è un piccolo spaccetto per l'iPhone e io non so, vabbè. Ah, ecco, questo qua, stavo guardando cosa vi fosse dentro. E niente, ci metto cuffie e anche il microfono per l'iPhone se lo devo prendere, non lo so, vediamo. Ma se si sente già bene così, non vedo il motivo di doverne comprare un microfono per l'iPhone. Vabbè, adesso vedremo. Non lo so. Se compro l'AirPod dai cinesi. Oppure, vabbè, voi direte adesso perché non in cinesi? Perché sì, ragazze. Sono padrona di spendere i miei soldi come che più credo, come più voglio. Ciao. Questo è appunto la pochettina. Vedete che bella che è. È carinissima. Ci sta in due mani, anzi anche in una mano. Vedete che bella? Dentro è bella capiente, grazie a Dio. È bella capiente, vedete? Bella, bella, bella capiente. Sì, lo so. Sembra gigantesca dal video, ma non lo è, ve lo assicuro. Poi, qua dentro, per non stare 3 o 4 ore a farvi vedere cosa tutto vi sto mostrando. Ops, qua ce n'è un'altra, aspettate un secondo. Ok. Qua c'è un'altra spaccetta, quest'altra pochette. Che qua ci metterò o i trucchi, o penne, oppure. O se no trucchi, qualche cosa così. Sì, esatto. Allora, qua dentro i trucchi. Blush, rossetto o mascara. Anche se non mi ritocco, però mi ritocco il trucco, voglio dire, mi metto questa. E qua dentro, in un'altra tasca ovviamente dello zaino, borsa, quello che è, ci metto questo che fa parte di questo, ma ce le metto per robe tecnologiche, per non stare a metterci chissà che cosa, capito? Tipo assorbenti che non fregano a nessuna roba di donna quando va al ciclo. Anzi, ci metto solamente, no vabbè, le cicche non ce le metto perché tanto sono una vita e mezzo che non mangio più cicche. Voi direte, ah, come mai e perché? Perché le cicche, ragazze, mi hanno staccato i denti. Che vuol dire? Che cos'è sta storia? Allora, vi spiego bene. Quando mangio le cicche tante volte, succede così, che le cinghia mangiando, mangiando, masticando, una volta facendo troppo la spiritosa, chissà cosa ho cavolo combinato, cosa cavolissimo combinato,
Da sta parte, da questa, non mi ricordo bene perché fosse più da questa parte, sento masticando, masticando, che si è staccato un dente alla gengiva. Sì, lo so, che lo farete anche voi. Come è fatto? Non lo so. Sarà che la cingoma era talmente potente che non so cosa cavolo ci fosse in questa cacchio di cingomma del cavolo. Che mi ha staccato il dente, forse il dente può, sì, può essere tutto che era già marcio, che ne so, perché i miei denti sono tutti da curare, ragazzi. Se non fate qualcosa, i denti vanno ciao ciao, vi salutano e così. Può essere questo dente che io ho da curare, oltre che si stacca ogni tanto, lo devo riattaccare. Vabbè, no, non diciamo stupidate. Sì, lo devo aggiustare cose e se non fa lo tolgo, ciao ciccia. Perché da prima che lo sistemo, lo curo, eccetera, lo lavo e via discorrendo, ma ogni tanto si stacca un pezzo e tocca di lavorarci su per risistemarlo e ripristinarlo o rincapsularlo addirittura e farle una. Però se questa volta non fa perché me lo sento anche bello bucato il dente e pieno di buchi attorno, me lo sento quando tasto con la lingua, adesso non lo faccio perché ho paura di farmi male, quindi anche no, grazie. E quindi niente. Ma lo devo andare in questi giorni dal dentista a fammelo incapsulare, non so, magari me lo toglie, non ne ho idea. Ma toglierlo forse andrò a Sassari, non ne ho idea. Non vi so dire nulla, non voglio spoilerare nulla di ciò che non sono sicura. Comunque, questa è la mia trussina regalata a Rita Cosmetica. Mi ha fatto un mondo di piacere. Non so se si dice così, ma l'italiano è andato bandito da me. Vabbè, no comment. E niente, c'ho ancora i pennelli qua da lavare, ma al momento non li lavo, per il momento li tengo così e poi li laverò in un secondo momento. Non vi scandalizzate se non ho lavato un mezzo pennello, tanto ne vado a utilizzare un altro. La spugna rimane sempre la stessa, perché tanto. Allora, fate conto che questa, ma ne ho un'altra di là, dietro di voi nella telecamera, dietro la telecamera appunto. E una è di W7, questa qui è di Ofidra. Aspettate un secondo, un attimo solo, eh. Sì, è di Ofidra questa, credo. Di Ofidra? Boh, non sono manco più sicura. Comunque questa qui è di Ofidra o di W7? Non ci sto capendo più una mazza. Aspettate un secondo. Sì, è di W7 questa. L'altra è di Ofidra. Questa è di W7. Perché mi stavo un po' confondendo un po', mi stava venendo un po' in dubbio. L'altra è di. Vabbè, non fa differenza comunque. W7 o Ofidra. Comunque, mi aiutano molto con le due spugnette per picchiettare il correttore. No, prima la fondotinta e poi il correttore. Allora, mi sono accorta negli ultimi giorni, quando mi trucco anche su Instagram o TikTok, o cavoli vari dei social, che io non metto prima il fondotinta e poi il correttore, ma metto prima il correttore e poi il fondotinta. Secondo me è sbagliato. Dovrei fare prima il fondotinta e poi il correttore, perché così almeno non c'è lo stacco, non c'è le due macchioline che si vedono all'interno dei miei occhiaiacce. Già, e niente. Perdonatemi da queste sopracciglia, ma le sto facendo ricrescere perché le ho fatte male. Le ho fatte io da sola. L'altra volta le ho ritoccate. E adesso sono da far ricrescere perché hanno una sopracciglia un po' che non vuole vista di com'è. Sì, sono andata all'estetista, l'ho accennato mille volte nel video, però. Non è il fatto che non conta il fatto che le devo far crescere se non c'è niente da fare e niente. Quindi, ragazze, andiamo bene così. Ah, ho ancora da fare la raccolta differenziata, non so voi, ma qui è il bustone che devo tutto buttare. E ho anche un altro prodotto già terminato. Io non so, vanno via come il pane i miei prodotti intimi. Prodotti intimi, come spiegassi? Sì, il sapone intimo, quello di igiene intima, va via come il pane. Non capisco perché. Se sono io che ogni volta
Devo andare in bagno, va bene, sto qua a dire i dettagli, perché non gliene può fregare a nessuno. Però ogni qualvolta che vado in bagno, che ovviamente, come dite, vabbè, si scambia il discorso, è meglio. Comunque, quando lo uso, che ne uso a quintalate pazzesche, a parate pazzesche, non lo so poi, ma da me finisce subito il detergente intimo. Non so se da voi così. È brutto da dirsi. Lo so, cara, che sto dicendo una schifezza unica, ma fatemi sapere qua sotto i commenti se anche da voi succede questo. Se il detergente che avete in bagno per uso quotidiano, eccetera, sia mani che altro, vi finisce in fretta come succede da me. Da me succede così. Non so da voi, ma da me sì. E niente. Non vorrei fare la stupida, quella poco riservata, eccetera, e altre cose simili, però, raga, mi sento un po' strana che finisco tutto così in fretta. E i bagni e doccia vanno via come il pane, e i bagni intimi vanno via come il pane. Altra cosa, le maschere altrettanto, non parlo solo per i capelli, anche quelli per il viso. A volte quelli che non vi faccio vedere, vi faccio vedere su Instagram, qua a volte me li dimentico perché. Un po' perché preferisco farli vedere altre cose, non sempre le stesse identiche cose. Però quando faccio quelle maschere al melograno, che vi straconsiglio, al melograno della Garnier, Skin Active Hydra Bomb, sono veramente molto buone. E mi rinfrescono, mi fanno una pelle bella, liscia, morbida e elastica. Elastica non più tanto, ma vabbè, si fa per dire. Che mi danno un sollievo che non ne avete neanche voi idea. Cioè, e niente. Sì, mi gratta il naso perché è un prurito pazzesco. E niente. Oggi quante volte avete niente? Contate, si va. E nulla. Ancora, ci risiamo. E cosa volevo dirvi? Ah, sì. Ho altri pennelli più cicciottosi di quello che voi non l'abbiate mai visto, tipo questo qua. Questo è bello cicciottoso e l'ho preso su AliExpress. Non vorrei dirvi una boiata pazzesca. Sì, su AliExpress ho preso questa. È bello grosso quello, bello cicciottoso. Già. È molto bello. Quindi, ragazze mie e ragazzi miei, poi qua ho questo rossetto che mi fa impazzire, ragazze. Niente. Bene, ragazze, la chiacchierata è terminata qua perché non vorrei che poi mi devo dilungare troppo. Ora ci stoppo col video e noi ci si becca un prossimo video. Ho detto anche la mia assurda, non so se può dire, no, non è battuta. Ed è un, vabbè, non importa. Oggi sono proprio svampita. Si può dire un po' rinco, raga. Oggi non so se ci sono e non so manco perché cavolo esisto. Ma non, voi direte, ma non dire stupidaggini. Avete ragione da vendere, ma non so se non vorrei essere l'unica, ma oggi avete capito? Sono proprio stordita. Tra la ceretta, non mi ho fatto male, non mi ha fatto manco bene, nel senso mi è rilassato, io sopporto tutto. Ma comunque, anche sopportando tutto, mi piace perché mi piace, non fraintendetemi. Mi piace farmi la ceretta, non sono, come si può dire, masochista? No, non si può dire neanche, boh. Comunque non sono di quelle persone che piace soffrire, ma o ti fai la ceretta o te le lasci i peli, vedi tu, appunto. Allora, io non so, ah sì, però ti ho fatto la rima, chiudo il video, stacco e chiudo il video, già. Comunque la rima quella era prima, non mi viene in mente il termine. Niente,
Non so se chiudere il video o se continuare a fare il video con voi mentre faccio il letto, ma non avrebbe senso. Quindi, boh, non ne ho idea. Mi starete dicendo, scusa, ma non ti puoi decidere su ciò che devi fare. È vero, avete ragione, ma io sono di quelle persone che tante volte non avete capito che ancora chi mi conosce. È stra, ma stra, stra, stra indecisa. Ecco perché mi trovate a dire: ah, oggi farò quello, farò quell'altro, e poi lo faccio o non lo faccio. Non ho neanche dormito tanto bene. Oggi pomeriggio andiamo bene. Perché? Perché non ho dormito bene per niente. Voi direte: cosa ti è successo? No, niente, mi è successo che anche dormendo poco. È male, sono un po' rinco, ecco l'ho detto, sono un po' rimbambita, ma vabbè, ci sta quando c'è un vento della miseria, porca miseriaccia, perché c'è un vento della miseria fuori, più vabbè, un po' è passato, ma ogni tanto continua a riprendere il vento, a surrialzarsi il vento, e quando c'è il vento viene un cappuccino madonnale perché sono chiuso in casa, vorrei uscire, però se esco ho un po' di freddo al collo. Meno male che mi ha messo questa maglia qua. Oddio, cosa qua? Boh, non lo so cosa qua. Non ho idea di cosa cavolo sia. Boh, vabbè, me la metto così. Non perché si vede la sporcizia che ho. Ah, no, ecco cos'è. Vabbè. Sarà cancellina o qualcosa del genere. Ma cancellina non può essere. Che diavolo ho messo? No, no, ti prego, non mi dire che ho capito cosa diavolo è. Vabbè, lo metto così e ciao. Chi se ne frega, sono tutta disordinata con questo collo tutto, ma non voglio che si veda la porcheria che ho combinato lavandomi i denti, perché la verità. Ah, poi non vi nascondo niente, anzi, non vi dovrei nascondere quasi nulla, ma molte cose preferisco non dirvele perché potrei essere antipatica, non per, tanto per voi, ma per me. Quindi è meglio di no. Non riguarda voi, riguarda me, quindi non ve lo voglio dire. E niente. Comunque, molte cose ve lo dirò più là, quando se riesco, aiuto, se riuscirò a far crescere questo canale. E se non cresce, non mi importa. A me importerebbe diventare, non dico qualcuno, sì, non ci vedo nulla di male a diventare, dico proprio famosa, ma perché famosa non sono né quella YouTuber che si adesso non voglio ferire a nessuno, però. Non voglio ferire a nessuno perché non voglio dar fastidio a nessuno. Però sì, mi piacerebbe diventare famosa, ma perché? Hai un obiettivo, una prospettiva. Yes. Perché è il sogno come di tutti i noi YouTuber, voler noi YouTuber. Anzi, io non è che mi professo YouTuber. Molti mi dicono, tu sei uno YouTuber. Molti che sarebbero miei zii, alcuni miei amici. Amici che sarebbero quelli quelli in passato che avevo, che mi conoscono tuttora, ma tu non sei una YouTuber adesso? Sì, ma non ha tutti gli effetti finché non arriverò ai 1000 iscritti, infatti 10.000 iscritti. Prima li avevo, ma non avevo chissà quante visual. E per fare visual ci vogliono, come dite voi, le cosiddette miniature, ma se no le miniature fatte bene. Avete capito? Non vi si calcola nessuno, per non dire brutte parole, che lasciamo stare, perché io sono educata. Quindi devo cercare di essere più spiccia, sia nel parlare come adesso, che non sono granché spiccia, ma soprattutto, no, non mi fraintendete, lo so che avete capito, non vi si. Lo so, potrei aver detto qualsiasi parola o qualcosa di brutto, ma volevo solamente dire, non vi calcola nessuno, non mi fraintendete, vi prego, non facciamo così, dai, facciamo i bravi, dai. Che già nei problemi ce ne sono già tanti abbastanza nella vita, figuriamoci, scusate, ma questa cavolo di.
Telecamera non vuole nemmeno. Sto registrando con l'iPhone. Ecco perché fa così. Boh, vabbè. Comunque. Sì, non volevo essere offensiva per nessuno, ma mi piacerebbe diventare qualcuno su YouTube. Ma se non lo diventerò mai, infatti 10.000 iscritti, 4.000 ore di visualizzazione, non me li darà mai nessuno. Non ci posso fare niente. Quindi pazienza, ragazze. Continuerò con i miei video stupidi, scemi, quello che è. Ma almeno mi diverto a fare video. Nulla di tutto ciò. Bacio e al presto. Ciao. Oddio, sto video mi sa che tanto non riuscirò a caricarlo. Perché? Ve lo dico subito il perché. Adesso io vi saluto, prima di salutare vi dico il perché. Perché sta diventando talmente lungo che non so manco io perché cacchio lo sto ancora registrando. Vedete qua? Già. Adesso siamo capiti il perché. Il perché cavolo qua. Sì, lì vedete una busta che era dei regali di questa qua, questa palette che adoro, ma vabbè, no comment. Stavo cercando di mettere a fuoco, ma tante volte sto telefono mette a fuoco quando le pare a lui. E niente. No, sto pensando se voglio fare il video con voi ancora, registrare altri 4 minuti, altri 4. Adesso sono passata la soglia dei minuti. Altri 28 secondi e qualche minuto in più per come dire, sì, per fare il letto, ragazze. Ma io il letto non voglio farlo in diretta perché poi mi dite che vabbè, potrei anche farlo. Sì, starete pensando, adesso lo puoi fare, dai, fai il letto. Fregatene se gli altri ti giudicano. Lo so, ragazze, ma niente, dai. Chiudo davvero perché sta diventando extra lungo. Ciao ragazze, a presto, non lo so, fate le brave, ma soprattutto sprolocchiate tanto, ovvero, non sprolocchiate, come si chiama, a parte quello, spiluccate tanto, se avete fame e stravoglia di mangiare, non lo fate troppo mangiare perché sennò fa male, ma mangiate se avete fame. Non vi invito a farvi a mangiare troppo male, a mangiare sano, ma bene. E soprattutto tanta, tanta salute, che sarebbe tanta palestra. La palestra non fa male a nessuno, aiuta lo fisico, aiuta la psiche innanzitutto, ma soprattutto ci fa sorridere, giusto? Ci fa sorridere, ma tanto, 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 così. Sì, io lo so, sembra che sto cantando la canzone di Lucio Dalla, ma è la verità. Eh sì. Sembra che sto copiando qualche cantante, ma alla fine il concetto è quello, ragazze. Se volete, se volete stare bene e in salute e sprolocchiare tanto, ma anche fare ginnastica e magna, dovete prendervi cura di voi perché vi farà stare bene, dai, ne sono certa. Ah, un bel like di supporto, perché mi dimentico di dirlo sempre all'inizio, ma se vi va mettetelo, se no non fa nulla. Ciao, bacio, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!